Ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog post partita Milan-Marsiglia 2-0. Sono qui per parlarvi appunto della partita, anche se non so, vedo una presenza fastidiosa nel backstage. Aspetta, cos'è questo sfarfallio inutile? Stefano, mi vedi? Mi senti? Ciao, Sì, ti vedo e ti no, sento, sono sì. felice di essere ancora sul tuo canale, anche se noto. Perché fai finta mo' di non avere l'audio? Mi senti? Ma possibile che su Sì, questo mi canale sento. problemi su No, problemi? far finta di avere dei problemi tecnici sul mio canale perché usiamo lo stesso identico software che usiamo per il tuo canale. Quindi Intanto non può essere sul mio va liscio tutto come liscio come l'olio. l'olio. Capito? Ma poi perché se sei intruso nel canale, sei lì nel backstage e poi te ne lamenti anche? Di cosa parliamo oggi? L'ho Parliamo di Milan-Marsiglia 2-0, l'hai vista? Ma assolutamente. cioè, a parte che nel caso stai facendo tu la figura di quello con dei problemi, perché a me mi si vede fluido A come parte l'olio. no, Ma bella basta, ma cosa partita. fai? Possiamo dire che mi stai rovinando il canale con questa gag? Possiamo Oh, dire... finalmente, finalmente, finalmente. No, parliamo seriamente di Milan Marsiglia. Io l'ho vista, e tu? L'ho vista, Bene. cosa metti in dubbio? No, se sembrava tipo la scena di Aldo Giovanni e Giacomo. Hai esperienze teatrali? Io sì, e voi? Partita. Torniamo Bella seri, no, partita. esatto, diciamo anche un Milan che forse è l'uscita più convincente di questo pre-campionato, Sì, proprio a anche livello di perché intensità. la squadra era bella tosta con il Marsiglia, con un clima infuocato, come Esatto, il dice. velodromo infuocato, 10 minuti di fischi anche iniziali e poi dopo, che abbiamo forse anche sofferto all'inizio dei due tempi, però Dieci minuti perché in poi abbiamo segnato e li abbiamo ammutoliti. generale. Esatto, quindi grande personalità e Vero. soprattutto una cosa che mi piace, adesso parlando in generale, poi andremo sui singoli, è l'attitudine che stiamo mettendo in queste amichevoli, perché anche quella poi che abbiamo perso contro la squadra mezza sconosciuta lì. Comunque si è visto che nonostante la brutta partenza, perché lì forse abbiamo anche un po' sottovalutato l'impegno, poi abbiamo fatto di tutto per andare a recuperarla con grinta. Mi ricordo Giroud che riporta la palla a centrocampo e ieri sera uguale, ho visto proprio un'attitudine già da partita di campionato barra Champions, cioè Sì, anche perché l'intensità, il ritmo. ridendo e scherzando ci siamo quasi, eh. Esatto, ridendo e scherzando ci siamo quasi, però ricordiamo che il Marsiglia aveva una settimana in più Sì. di preparazione, considerando che inizierà Una prima settimana prima. il campionato. La E tra Liga. l'altro possiamo dire MVP a sorpresa, almeno in my opinion, Messias. Sì, nel senso che volevo tenere l'MVP come sorpresa finale, ma in realtà è talmente scontata che ci sta a parlarne subito. Bella, bella prestazione, in fiducia, ed è bello che abbia fatto questa prestazione i giorni in cui il Milan ha preso De Ketteler, che quindi potrebbe anche mettere un po' come dire, in dubbio la sua titolarità. Lui ha sfornato una gran bella prestazione, ma l'abbiamo sempre detto che lui di certo non è l'esterno destro dei sogni, però darlo via sarebbe stato un gran peccato. Quindi per me è un ottimo panchinaro, cioè sono in difficoltà a una certa al 60esimo, 70esimo, metto Messias, qualche speranza di fare bene ce l'ho. Ha fatto due gran bei gol, nati la cosa bella da due gran bei stop a seguire. Con lo stop a seguire Aspetta, due gol, tu praticamente, intendi nel no, pre-campionato? due gol in generale del Milan fatti ieri. Il Ah, primo ok. suo, gran stop a seguire, che praticamente con lo stop a seguire ha fatto il 90% del Ma primo anche il tiro a gol. giro comunque, Il niente tiragiro, male. tanta roba. Che ce l'ha questa conclusione chirurgica Mi lui ricordo un po' il sotto gol con lo Spezia, ma è assegnato, però porta? vabbè, non voglio stare qui a rimangare. E anche il secondo gol di Giroud però nasce da un bello stop a seguire suo su palla di Calabria che ha tirato fuori Sì. praticamente l'avversario e poi è stato bravo, lucido a guardare al centro dell'area, a vedere Giroud che si è staccato e a servirlo coi giri giusti. Giroud un tiro e un gol, anche lui super chirurgico.
Ma Messias, secondo me, potrebbe essere anche una buona sorpresa comunque per questa stagione, perché io ero il primo un po' che quando ho visto che l'hanno riscattato ho detto, caspita, mi aspettavo che adesso andassimo a investire su qualcosa di meglio. Cioè l'anno scorso mi era sembrato quasi un'ultima spiaggia che abbiamo dovuto prendere Che è per avere un stato, esterno. lo è stato lo scorso Un anno, po' lo è certo. stato, però tutto sommato magari poi in realtà un'ultima spiaggia, ma in cui comunque credevano, lo dimostra il riscatto. E secondo me un Messias che gioca senza più il riscatto da ottenere sulla testa potrebbe anche essere più sicuro, perché lo vedo un po' più, sa che sono anche amichevoli, però lo vedo più sicuro di sé. Quindi secondo me potrebbe anche essere una stagione dove lui ha meno pressione, perché non deve dimostrare nulla per ottenere il riscatto, ovviamente deve dare continuità, però può fare bene. E poi bisogna capire se l'alternativa a lui a destra sarà solo Saelemaekers, lui rischia davvero di essere il titolare di questa squadra. A Questo meno bisognerà poi che, capire. come A meno. dicevamo, De Ketler non gioca sulla destra e lui è il primo Assolutamente, De Ketter sostituto di potrebbe andare a Ketler. destra, anche se non lo so. Secondo me, io penso che partirà centrale, Io però sono penso anche che Pioli convinto possa. che parta a destra De Ketler. Sì, E con Adli potrebbe trequartista. anche. Anche se Adli ha Vabbè, provato secondo spesso me anche più indietro, no. in questo Milan, diciamo, imprevedibile, c'è da aspettarsi di tutto, come Adli mediano, piuttosto che un Brian Diaz che prende fiducia, assist ieri di Brian Tra Diaz. l'altro, esatto, volevo sottolineare che qualcosa si è visto, qualche bella giocata, anche l'assist. Manca sempre questo benedetto gol. E tra l'altro Ha rischiato ha di rischiato di farlo. farlo, la cosa che mi fa ridere è che lì non ha sbagliato nulla, alla fine ha tirato, diciamo, di potenza, però cioè, mi fa ridere che sia lui che Saelemaekers hanno le occasioni, tipo anche nel gol che fece Adli nella precedente amichevole, in realtà il tiro iniziale fu di Saelemaekers davanti al portiere, forte, neanche tirato male, dove il portiere ribatte in qualche modo e puntualmente segna Lì Adli. È ieri, secondo uguale me, ad Diaz. essere Pignoli sul tiro di Brandia, sul tiro, vabbè, ha fatto il tiro, c'è poco da fare. Però rivedendola, secondo me, ha perso l'attimo perché non ha tirato di prima intenzione, ma si è spostato un po' la palla e lì, secondo me, spostandosela, ha chiuso ancora di più lo specchio della porta. Chissà, avesse tirato di prima, lui vedi ora in questa condizione mentale per cui vuole segnare ovviamente e quindi anche lì non gli è venuto da tirare subito così, ma l'ha toccata quella volta in realtà per sistemarsela meglio, ma in realtà si è un po' complicato la vita, quindi mi immagino che un Brand Diaz che si sblocca, un Brand Diaz spavaldo, riprende e tira una legnata, lì Adli, ma non perché è più forte Adli, è in generale per come è Più mentalmente messo spensierato. adesso, più spensierato, avrebbe tirato di prima e magari No, avrebbe lo dico la fatto stessa qualcosa. cosa, quella cosa di aggiustarti la palla una volta in più è proprio quella cosa che fai perché vorresti la certezza di fare gol e Esatto. invece è la cosa che ti frega, perché quando vai spensierato senza pensarci troppo di prima, magari appunto fai gol. Lo dimostra Brogna, lo youtuber Summer Cup, che quando ha iniziato a non stoppare la palla ha iniziato a segnare. Piccolo parallelismo. No, poi la cosa anche un po' dato statistico di questo precampionato è questo gabbia mai così vicino alla Goler, zona sì, gol. Cioè, ieri ha rischiato di fare un gol clamoroso, la vero. botta da fuori, e ne ha già fatti due, se non sbaglio, in questo precampionato, quindi Sì, non diciamo male. che io vabbè, forse ormai l'ho anche bruscamente etichettato, cioè nel senso vorrei più che il Milan prendesse un altro giocatore che Gabbia, che tenere Gabbia, però c'è da dire che lato suo sta facendo veramente di tutto per mettersi in mostra. Sia agli occhi del Milan e forse anche agli occhi di possibili acquirenti, però insomma va detto che sta facendo davvero un ottimo precampionato. Sì, forse una stagione in prestito per Gabbia non sarebbe così male, perché il giocare titolare gli permetterebbe di acquisire fiducia. Cioè, il problema di Gabbia è che non è malaccio, però quelle volte che poi è stato chiamato in causa, magari era proprio quando erano Con la tutti fuori Fiorentina. con la Fiorentina, aveva Vlahovic contro, non giocare mai e poi subentrare con Vlahovic contro, non è facile obiettivamente. Quindi magari una stagione comunque da titolare un po' alla Pobega, per poi tornare alla base, sarebbe anche una bella storia per il Milan, perché poi se Gabbia riuscisse comunque a ritagliarsi il suo spazio, un po' come hanno fatto i vari Kalulu, Pobega stesso, che adesso è tornato alla base e resterà, non sarebbe male. La cosa che penso che però probabilmente, non vorrei dire una cavolata, ma che il Milan non potrà fare, probabilmente cedere anche lui per il discorso del vivaio, della Sì, lista UEFA. sì.
quindi può essere che in realtà lui... A prescindere da quello, secondo me non è neanche l'intenzione del Milan di cederlo a titolo definitivo, e non vorrei... No, definitivo no, io parlo di un prestito comunque per la stagione, però effettivamente non abbiamo poi tutti questi centrali, è andato via anche Romagnoli, in attesa del mercato abbiamo quattro centrali, quindi... Vabbè, palese che se lo danno via in prestito, sicuramente poi ovviamente qualcuno arriverà, Tanganga o chi per lui, insomma qualcuno arriverà. Questo chiediamo poi a Steve Di Marzio in separata sede. Peraltro sul mio canale YouTube. Bello fare le marchettate sul tuo canale. Come vedi, quando faccio lo spam, vedo che la connessione è fluida, liscia, non c'è neanche un'interferenza. Non hai problemi al microfono? No, è uscito scie di mercato. Che bastardo! Oddio, prego. Ma puoi fare così con la maglia? La maglia celebrativa dei campioni d'Italia. Lo so, la conosco, è mia. Link in descrizione per lo stato. Mamma mia! Marchettate, no, ma sul mio canale, cazzo. Si è ribaltata la situazione. Ho registrato 5 minuti fa con tuo fratello, che inizia ad avere qualche dubbio, Steve Di Marzio, aveva la stessa maglietta. E ora che ci faccio caso, anche alla stessa location. Così avete lo stesso arredamento? Vabbè, ma sai che in famiglia poi vede gli stessi fornitori, la maglietta poi gliel'ho regalata io. Quindi... Vabbè, inizio ad avere qualche dubbio, però non voglio creare polemica. Sono una polemica sterile, quando si vuole proprio andare a trovare... Posso dire, tornando alla partita... Continuiamo a parlare della partita. Esatto, unico... Ah, guarda caso, adesso ci sono i problemi, ma guarda... Quando si porta il contenuto, Brogna non va più bene. Prego. No, comunque... Per chiudere, forse la nota un po' meno convincente, se così vogliamo dire, un po' Rebic, mi ha esaltato. È ovvio, da Rebic, no? Ti aspetti l'assist, il gol, la giocata. Ieri alla fine, se ci pensi, anche quel triangolo è stato bello, la chiusura del triangolo sul gol di Teo, Rebic, quella data col tacco. Sul gol di Messias, il primo. Bellissima colazione. Sì, Teo on fire. Esatto. E quindi lì ha chiuso bene il triangolo. È ovvio, puoi giudicare la partita da un triangolo chuso. Però in linea di massimo, ok, ieri non mi ha fatto impazzire, però lo vedo carico. Ieri sì, magari poteva fare un po' più opaca la sua prestazione. Però... No, lo vedo carico anch'io in generale nel precampionato, però lo vedo sempre a volte, cioè, ha sempre quel problema che spesso è poco preciso, perché lui ha le giocate, ma a volte davvero pasticcione, a volte su cose semplici, e quindi ti lascia... Mentre per quanto riguarda Leao, giusto poi per chiudere, mi ricollego al discorso di Florenzi che diceva deve diventare più cattivo sotto porta, fare ancora più gol, e non lo ha dimostrato in questa partita, però... No, ha dimostrato che quello che dice Florenzi è vero, che sono esatto, vero. Nel senso che lui è molto adesso è ovviamente ha avuto una grande crescita, lo vedo anche con molta più personalità, perché si vede che lui si sente forte, si atteggia da top player perché ha capito di essere diventato qualcosa in più di quello che era, però sotto porta l'ho visto poco preciso. Ieri ha avuto due occasioni in cui forse poteva fare meglio, però proprio a voler essere Pignoli, ovviamente Leao rimane il nostro top player. Puoi per favore evitare di distrarti quando fai video nel mio canale? Stavi facendo lì con l'orologio. Stavo parlando con tuo fratello, gli stavo dicendo sta roba della maglia. Detto questo, non so se tu avevi poi altre osservazioni sulla partita. Mi sembra che più o meno abbiamo detto tutto. Ovviamente, ragazzi, commentate, fateci sapere la vostra. Questo è un canale democratico dove io ascolto molto le vostre idee, le vostre opinioni. Puoi evitare di chiamarmi, per favore, mentre stiamo registrando un video insieme? Allora, mi fai capire come mai io chiamo Steve Di Marzio e squillo il tuo telefono? Questa è un'illazione, nel senso che chi può dire che tu stavi chiamando Steve Di Marzio? Guarda. Va bene, indagherò. E comunque per altri approfondimenti, ragazzi, vi rimando. Il mio vlog post partita caricato ieri. Ma faremo tutta la stagione così a rimbalzarci? No, dai, parliamo del tuo canale.
sempre problemi tecnici vedo. Domani sul tuo canale, domani uscirà, ragazzi, tenetevi forte, incredibile la reaction alle mie giocate della YouTuber Summer Cup che faremo insieme io e Dani. E poi, ragazzi, più avanti sono in programma prediction, marcatori Serie A e classifica Serie A e tanti altri contenuti. C'è anche una rubrichina tutta mia nuova, un nuovo formato. Se vi iscrivete, ragazzi, soprattutto se lasciate un like, poi uscirà tutto a tempo debito. Tante novità per questa stagione. Beh. Pensavo se avevi la faccia di chi voleva aggiungere qualcosa, allora. La prego. Ragazzi, ho aperto anche il canale TikTok in tutto questo, altri contenuti esclusivi, quindi andate a seguirmi anche lì, perché mi sembra giusto, non so se volevi aggiungere qualcosa. Cos'è questa risatina con la mano davanti? Sai cosa, ti metti a ballare adesso, cosa che fai su TikTok? No, ragazzi, che porto contenuti esclusivi sul mercato, sulle mie idee, per possibili profili. Ho già visto un paio di video interessanti dove indicavi qualche vice che sì. Interessante. Esatto, ne arriveranno altri su quello stile e non solo. Ci sarà anche il mio amico Marianello. Va bene, ragazzi, quindi vi lasciamo ai prossimi video. Iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi.